Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11.15 alle 13 su PRL. Con Marco Pantusa. In redazione Francesco Oliverio. In tempo record rubiamo pochissimi minuti al nostro gradito ospite, che deve rientrare a fare quello che è il proprio lavoro, deve rientrare a scuola dai propri ragazzi per fare una bella ora finalmente col sole di educazione fisica. Parlo di Attilio Astarita, è il tecnico, il professore accompagnatore delle ragazze terribili, perché di ragazze terribili si parla, che hanno ottenuto ieri il titolo regionale, parteciperanno di volley e parteciperanno dal 27 al 30 maggio prossimo, adesso abbiamo anche le date, a Chianciano Terme, a quello che è un trofeo delle regioni, alla fine a quello che rappresenteranno la nostra regione all'interno di un trofeo delle regioni, un campionato nazionale di volley. Prof, una bella soddisfazione ieri a Vibo Valenzi. Ma sicuramente è un bellissimo risultato da parte della ragazza, raggiunto da parte della ragazza. Diciamo che noi siamo partiti già a febbraio. Siamo partiti a febbraio, diciamo, con questo progetto con le ragazze. Giustamente avevo un gruppo che veniva da una scuola di pallavolo, diciamo, erano già 6, 7, quasi 9 ragazze che partecipavano già a un campionato, e quindi era una buona base per cercare di arrivare fino in fondo. Io ci ho messo un po' di piccola esperienza, un po' di una creazione del gruppo, cercare di tenerli uniti, perché queste ragazze basta poco, finché basta una piccola cosa che, diciamo, vanno via dalla concentrazione, quindi si possono perdere in un attimo. Invece questo non lo è stato, le ragazze sono state brave ad arrivare fino all'ultimo, e fino all'ultimo punto concentrati al massimo, che alla fine poi è esploso in gioia, grossa soddisfazione per tutti, sia per loro, per le ragazze, per me, per San Giovanni in Fiore e per la scuola Marconi, che infatti io prima delle fanale ho detto alle ragazze: guardate, secondo me potreste entrare nella storia, perché io non ricordo, non so se c'è stata qualche squadra di pallavolo della Marconi che è arrivata alla finale nazionale. Voi ci potete riuscire, perché io, vedendo le altre, dico: avete la possibilità, è un peccato non arrivarci. Invece loro sono state brave, bisogna dare merito alle ragazze, a tutte le ragazze, insomma, che hanno partecipato. Un gruppo, come diceva il professore, che proviene dalla scuola di pallavolo, dai mini CAS, gente che è cresciuta con il centro avviamento allo sport, gente che è cresciuta con la Volley San Giovanni in Fiore, con la squadra del presidente Antonio Territano e del tecnico Salvatore Cocchiero. Una soddisfazione che è stata espressa anche dalla stessa società tramite una chiamata ieri pomeriggio, una soddisfazione che è stata espressa stamattina dal dirigente scolastico, dottor Riccardo Succurro, che questa voglio che me la racconti il prof, ha premiato le ragazze nella prima mattinata di stamattina, appena subito dopo entrate in classe, perché realmente è un successo per un istituto scolastico sangiovannese, un successo a livello nazionale, è un successo per un gruppo di ragazze, ma per una scuola e per una città che sarà rappresentata dal 27 al 30 maggio a Chianciano Terme da queste ragazze terribili della scuola media Marconi, che sono da ieri, ufficialmente da ieri, dopo aver battuto per 2-7-0 in semifinale la rappresentativa della scuola della provincia di Reggio Calabria, e in finale sempre per 2-7-0, quindi vittorie nette e schiaccianti, la rappresentativa della la scuola della provincia di Crotone. La felicità di queste ragazze e la soddisfazione di essere premiati stamattina a scuola, prof. Sì, diciamo che già il dirigente ieri, ci siamo sentiti per telefono a fine gara, perché so quanto ci tiene a queste cose, sempre presente, già quando abbiamo fatto la finale provinciale si è presentato già a scuola facendo un discorso a tutti gli alunni, non solo alle ragazze, perché attribuire loro il merito di quello che, diciamo, avevano fatto. Infatti il dirigente lo voleva esporre a tutti quanti, a tutte le altre ragazze, diciamo, e quindi stamattina si è presentato con il solito discorso, ha fatto uscire tutte le classi, perché lo dovevano sentire tutti. Sicuramente non mettere davanti solo lo sport, ma anche lo studio, perché è una cosa
che vanno, diciamo, insieme, perché lo sport è molto importante, diciamo, anche per i ragazzi, perché chi fa sport è salute, e quindi questo è importante. Lui ha una grossa felicità e speriamo di ottenere anche un grosso risultato andando a queste, poi una grossa soddisfazione. Essere San Giovanni, che rappresenta la Calabria, penso sia una soddisfazione per tutto, non solo per il nostro istituto, ma per tutti gli istituti di San Giovanni Fiore, per il paese stesso, il comune stesso. Grazie prof, e personalmente è una soddisfazione personale, perché sono stato ex alunno di questo istituto della Guglielmo Marconi, ma perché sono appassionato di volley, ma sono appassionato soprattutto di sport, di quello che è Sport Florenze in maniera particolare. San Giovanni in Fiore, saluto il professor Attilio Astarita, con il quale resteremo in contatto per quello che saranno le finali dal 27 al 30 maggio prossimo a Chianciano Terme. La squadra, le ragazze fa bene. Sì, le ragazze, giustamente mi ricordava il prof, avete fatto benissimo prof, queste sono le ragazze che hanno vinto il titolo, l'avevo fatto già prima, ne mancava qualcuna: Francesca Tiano, Rosangela Audia, Anna Rita Belcastro, Francesca Scarcella, Arianna Tricarico, Maria Teresa Morabito, Serafina Maria e Rosaria Curia. Insieme al professor Attilio Astarita partiranno alla volta di Chianciano Terme, dove disputeranno dal 27 al 30 maggio prossimo le finali nazionali di volley. Un augurio particolare, un in bocca al lupo vi arriva da noi di Non Solo Sport, che vi seguiremo anche in quest'altra avventura, e nelle prossime ore saremo pronti e lesti a caricare un articolo a voi dedicato, perché è stata una grande vittoria targata San Giovanni in Fiore. Grazie al professor Attilio Astarita, e un saluto a tutti voi. Ridò la linea alla regia.